visto la demodulazione incoerente. E siamo arrivati a dire che la regola ML, nel caso in cui il segnale trasmesso sia S di T uguale a di T coseno di 2 pi greco FCT più teta di T, segnale bassa banda, che si può scrivere anche come parte reale di 200 volt un equivalente passo a passo SLPD, ed è uno degli n possibili simboli che possono essere trasmessi. E se il segnale ricevuto è il segnale trasmesso a cui il canale ha introdotto una rotazione di fase phi aleatoria, più rumore di azione bianco con PSD pari a sigma 4, modello che può essere scritto anche in questa maniera, come parte reale di radice 2 volte ovviamente passo a passo con la fase aleatoria più rumore gaussiano. Bene, la regola ML incoerente, abbiamo visto ieri, è simbolo trasmesso, stima del simbolo trasmesso è argmax su tutti i possibili simboli che possono essere stati trasmessi, che sono M, perché ripeto, è il caso semplificativo, quindi ancora non è la demodulazione incoerente, perché qui stiamo mandando un simbolo per volta. Logaritmo naturale della i con 0 del prodotto scalare fra l'equivalente passo a basso del segnale trasmesso ricevuto e l'equivalente passo a basso di uno degli i possibili simboli che sono stati trasmessi, il modulo diviso sigma 4 meno e con i mezzi. Poi come esempio abbiamo visto come si semplifica quella regola di decisione per segnalazioni ortogonali, o meglio, per segnalazioni equidiergetiche. Infatti, nel caso in cui tutti i segnali abbiano la stessa energia, il secondo termine non serve a nulla perché è una costante. Logaritmo di i con 0 sono due funzioni crescenti, quindi per massimizzare due funzioni crescenti basta massimizzare l'argomento, e allora la regola ML diventa a cappuccio uguale argmax su tutti i possibili simboli che possono essere stati trasmessi del modulo del prodotto scalare fra gli equivalenti passo a passo. Ok? Siamo arrivati a questo. E se non sbaglio abbiamo visto anche qualche schema implementativo, non ricordo, l'abbiamo visto, sì. Perfetto. Ora cerchiamo di generalizzare questo discorso al caso in cui non venga trasmesso un solo simbolo, ma venga trasmessa una stringa di simboli. Quindi il segnale trasmesso non è più questo, ma è x di t che dipende da tutta la stringa A di simboli trasmessi
è somma su k che va da 0 a k grande di s di a con k di t meno kt. Imponiamo direttamente l'assenza di memoria nel modulatore. Quindi modulazione senza memoria e demodulazione incoerente. Stiamo ripercorrendo essenzialmente gli stessi passi fatti nel caso di modulazione coerente. Prima il caso di un simbolo trasmesso e poi generalizzato il caso di k simboli trasmessi. In quel caso abbiamo visto che si deve fare una decodifica congiunta, il che è troppo complesso, e allora abbiamo fatto qualche ipotesi semplificativa, e le ipotesi semplificative erano: 1. Modulatore senza memoria; 2. Condizione Nyquist. In quel caso la regola di decisione coerente congiunta si semplificava a una regola simbolo a simbolo, che è implementabile. E allora rifacciamo gli stessi passi anche in questo caso. Il caso di un simbolo trasmesso l'abbiamo appena affrontato, generalizziamo il caso di k simboli trasmessi. Immaginiamo che anche qui avremo a che fare con una regola congiunta di decisione che è impraticabile, e allora imponiamo direttamente le condizioni di modulazione senza memoria e di Nyquist. Questo quindi è il segnale trasmesso. Come vedete qui non ci ho messo punto e virgola, a con k meno 1, a con k meno l, cioè il segnale trasmesso nel kesimo intervallo di segnazione dipende dal simbolo kesimo, cioè quello corrente, e degli l simboli precedenti, perché abbiamo assunto adesso che un modulatore senza memoria. Via tutto questo. Modulatore senza memoria. E per rendere più snella la notazione, poiché nel kesimo intervallo di segnalazione, se mando il simbolo con k e il singolo con k fa i, scelgo l'iesima forma d'onda s con i; se invece il simbolo con k fa j, scelgo la jesima forma d'onda a con j. Allora fatemi mettere a pedice il simbolo trasmesso. Segnale ricevuto, stessa cosa. E anche qui posso scriverlo come parte reale di ricevere due volte equivalente passo a passo. Il segnale ricevuto sarà, o se preferite lo posso scrivere anche in questa maniera, come parte reale di ricevere due volte x equivalente passo a passo. Il segnale ricevuto sarà quindi esattamente come prima il segnale trasmesso con una rotazione fase introdotta al canale, quindi parte reale di ricevere 2 equivalente passo a passo del segnale trasmesso, che dipende tutta la stringa di simboli, elevato a if fase aleatoria e poi portante a frequenza fc. Più rumore. E sulla base di questo segnale trasmesso bisogna decidere quale stringa A è stata ricevuta, è stata trasmessa. Quindi, scusate, sulla base dell'osservazione di questo segnale ricevuto bisogna decidere quale possibile stringa trasmessa ha mandato il trasmettitore. Guardando a questa equazione ho esattamente lo stesso modello precedente, in cui c'è un segnale ricevuto uguale segnale trasmesso più rumore, e il segnale trasmesso dipende dal simbolo trasmesso, soltanto che qui invece dipende dal simbolo 1, A, dipende dalla stringa A vettore. Bene, invece di fare una ricerca su tutto
I che prende valori in 1, 2, m, perché sto cercando qual è l'unico possibile simbolo trasmesso, dovrei cercare qual è la possibile stringa trasmessa. E allora la ricerca non la faccio sul singolo simbolo, ma la faccio sull'intera stringa. Il vettore di simboli più probabile sarà il vettore stimato di simboli. E quindi qui faccio il prodotto scalare fra il segnale ricevuto equivalente passo a basso e il segnale trasmesso, non si chiama più S, si chiama X. E non dipende più dal singolo simbolo trasmesso I, ma dipende dall'intera stringa trasmessa A. E qui ci da mettere l'energia del simbolo, del segnale trasmesso, che non è più la norma quadro del singolo segnale corrispondente a un simbolo, cioè l'energia del segnale iesimo, ma è la norma quadro del segnale trasmesso, questo. Quindi invece di starci qui E con I, che è la norma quadro di S con I, ci metto la norma quadro del segnale trasmesso. Ecco la regola di decisione ML nel caso di decodifica incorretta. Come vedete, qui, anche se impongo la condizione Nyquist, non c'è verso di semplificare questa regola di decisione. Perché se io imponessi la condizione Nyquist, allora questa norma quadro, che è una norma quadro di questa somma, si potrebbe scrivere come somma delle norme quadro, quindi somma delle energie. Il problema è che qui non abbiamo il prodotto scalare come nella demodulazione corrente fra R e X, che si può scrivere come somma dei prodotti scalari. Quindi tiro fuori una sommatoria e per massimizzare questa sommatoria massimizzo ogni singolo termine della sommatoria, decodifico simbolo a simbolo, perché qui uno c'è il modulo. Il modulo della somma non è la somma dei moduli. Poi c'è l'i con 0, che anche questo è non lineare. L'i con 0 della somma non è la somma dell'i con 0. E poi c'è il logaritmo, e anche questo non è lineare. Insomma, questo non diventerà mai una somma di prodotti scalari. Quindi la decodifica simbolo a simbolo non è possibile. Conclusione: la regola ML non si può fare, perché è troppo complesso, come abbiamo detto, la complessità O di M alla K. E allora che si fa in questi casi? Visto che la regola ottima, e questa la chiamo ottima perché è quella che minimizza la probabilità di errore quando i simboli in trasmissione sono più probabili, perché abbiamo visto risolvere un problema di ottimizzazione, e il problema era trova regola decisione che rende minima la probabilità di errore. Abbiamo scoperto che la regola matta, che per simboli più probabili si corrispondono alla regola ML, per questo alle volte questa la chiamiamo regola ottima. Bene, la regola ottima non si può fare, e allora come sempre nei casi in cui, cioè come sempre, se vi trovate in un caso in cui la regola ottima non si può fare, non resta che affidarsi a qualche regola subottima, cioè che non sia ottima, ma che faccia qualcosa di abbastanza buono. Che si fa in questo caso? Bene, si impone lo stesso la condizione Nyquist, perché abbiamo visto che la condizione Nyquist vi dà luogo ad assenza di interferenza intersimbolica. Ci si focalizza sul cappesimo intervallo di segnalazione e si fa una decodifica simbolo a simbolo, lo stesso, anche se non è ottimo. Quindi, se questo è il segnale ricevuto, mi concentro sull'ennesimo intervallo di segnalazione. Fatelo anche al cappesimo, se no assomiglia alla n di n del tipo umore.
Mi costruisco una base psi con J di T per questo cappesimo intervallo di segnalazione, che non è nient'altro che psi T meno K T. Ok, quindi formo la base, trovo la base dello spazio di segnale corrispondente all'intervallo di segnalazione cappesimo, quello che va da K T a K più 1 T. Impongo la condizione Nyquist. E di conseguenza, una volta che andate a discretizzare il segnale ricevuto, cioè a proiettarlo sullo spazio di segnale, quello corrispondente al cappesimo intervallo di segnalazione, ottenete Q coordinate che, se raggruppate in un vettore Q dimensionale, avete R vettore di K che corrisponde al segnale ricevuto discretizzato corrispondente al cappesimo intervallo di segnalazione, uguale parte reale di radice di 2 volte S tilde, che è il segnale analitico, con I più rumore corrispondente al cappesimo intervallo di segnalazione, e non sapete qual è questo simbolo trasmesso, se è il primo, il secondo o l'ennesimo. Come vedete, questo è lo stesso modello discreto trovato ieri, e la regola di decisione è la stessa di ieri, cioè quella simbolo a simbolo, soltanto che adesso a cappuccio non è il generico simbolo stimato, ma è quello corrispondente al cappesimo intervallo di segnalazione, quindi è una stima del cappesimo simbolo trasmesso. Quindi fatemelo chiamare A con K, cappuccio. Arc max su I della regola decisione simbolo a simbolo, o meglio, della regola decisione vista ieri, quella che decodifica un simbolo per volta, che è quello che ho scritto alla lavagna che ho appena cancellato, ed era logaritmo naturale di I con 0 del prodotto scalare fra R di T e che cosa? E l'equivalente basso a basso di uno degli M segnali che possono essere stati trasmessi. In quale intervallo di segnalazione? Il cappesimo, quindi T meno KT. Diviso sigma quadro, prodotto scalare in modulo, meno l'energia dell'iesimo segnale. E quindi, come vedete, questa è la stessa regola che abbiamo scritto ieri, identica. Ho soltanto aggiunto un pedice K qui, perché non è la stima del simbolo trasmesso, se ne trasmette uno, e quindi la stima è il cappesimo simbolo, ci metto pedice K. E se ci metto pedice K, perché sto facendo, trovando la stima del cappesimo simbolo, io faccio un prodotto scalare tra il segnale ricevuto e il segnale trasmesso al cappesimo intervallo di segnalazione, quindi traslo di KT. Quindi questa è la stessa regola di ieri, in cui ho messo un K a pedice qua e ritardato di KT qui il segnale, niente di più. Ok? E questa non è la regola ML. Ok? Perché la regola ML è quella di prima, impone di fare una regola congiunta, di prendere una decisione congiunta. Poiché non è fattibile, perché è troppo complesso, abbandoniamo la regola ML, quella ottima, e facciamo una decodifica simbolo a simbolo, questa qui. Chiaro? Facciamo un esempio, oppure diamo un'occhiata a che aspetto avrebbe lo schema del demodulatore. Bisogna fare quei due prodotti, questi M prodotti scalari. Li posso fare con le forme d'onda oppure con i vettori rappresentativi. Facciamo entrambi gli schemi. Supponiamo di farlo con le forme d'onda.
Allora io ho il segnale ricevuto RIT, scusate, qui c'è un typo, il prodotto scalare è tra gli equivalenti passo a passo, come coerentemente a quanto scritto prima. E allora se devo ottenere M statistiche di decisione, e in ogni statistica di decisione c'è l'equivalente passo a basso, devo prendere il segnale ricevuto e convertirlo in banda base. Per convertirlo in banda base moltiplico per RC2 elevato a meno 2π greco I FCT. Badate, in tutte le mutazioni corrente viste la settimana scorsa, qui avrei dovuto scrivere meno I FI per liberarmi della fase introdotta al canale. Fase perfettamente stimata, quindi la conosco. Qui c'era la fase FI, qui la tolgo e a valle non c'è più la fase FI. Io l'ho proprio sottintesa togliendocela per dire c'è una fase aleatoria ma l'ho perfettamente stimata e quindi eliminata. Qui invece non c'è bisogno di stimarla e di eliminarla perché è un demodulatore incoerente. Filtraggio passo a basso e ottengo l'equivalente passo a basso, che è quello che interviene in quegli M prodotti scalari. A quel punto lì c'è scritto di fare M prodotti scalari. Facciamo questi M prodotti scalari. Come si fanno i prodotti scalari? Filtro adattato. Filtro adattato. Siccome ho a che fare con equivalenti passo a basso, sono segnali complessi, il filtro adattato è un filtro con risposta impulsiva e il segnale ribaltato e comminuato. Primo filtro adattato, ultimo filtro adattato, sono M. Il prodotto scalare si fa con un filtraggio adattato seguito da un campionamento. Chiaramente non campiono a t uguale a 0, perché se campiono a t uguale a 0 ottengo il segnale, il prodotto scalare con s di t. Invece nella regocisione mi serve il prodotto scalare con s di t meno k a t. E allora devo campionare a k a t. In questa maniera ho appena ottenuto tutti quegli M prodotti scalari che intervengono nella regocisione di sopra. Poi la regocisione dice di applicare la funzione logaritmo I con 0 di modulo. Logaritmo dell'I con 0 del modulo diviso sigma quadro. Logaritmo dell'I con 0 del modulo diviso sigma quadro. E poi bisogna sottrarci l'energia del segnale diviso 2. A questo punto ho costruito la M statistica di decisione. La regola è massimizza queste, prendi la statistica di decisione massima e il simbolo trasmesso è l'arg massimo. Una stima è il singolo trasmesso. Questa è una stima del simbolo trasmesso all'istante k. Ecco quindi lo schema che implementa questa regola di decisione simbolo a simbolo. Vi ripeto che non c'è alcuna informazione in più qui rispetto a quello che vedete qui, ok? Perché qui c'è scritto massimizzo il logaritmo tra i con 0 e il prodotto scalare, diviso sigma quadro, meno i con i mezzi. E qui ho fatto il prodotto scalare, logaritmo I con 0 del prodotto scalare in modulo diviso sigma quadro, meno l'energia massimizzata. Quindi sto facendo esattamente quello che sto scritto qui. Quindi quello schema non porta nessuna informazione in più di questa regola qui, di questa equazione. Tutto questo se avessi voluto fare e implementare questi prodotti scalari lavorando sulle forme d'onda. Se invece lavorassi sul, avessi deciso di lavorare su i vettori rappresentativi di quelle forme d'onda,
qui avrei avuto il vettore rappresentativo del segnale ricevuto e il vettore rappresentativo dell'equivalente passo a passo del possibile segnale trasmesso. Allora devo realizzare questi prodotti scalari con i vettori rappresentativi. Come faccio? Come già visto per la modulazione coerente, quindi niente di nuovo. Si proietta sullo spazio di segnale e si fanno i prodotti scalari con i vettori. Quindi, di nuovo, se dovessi fare rappresentare lo schema che realizza quel ricevitore lì quando si lavora con vettori rappresentativi, allora dovrei prendere il segnale ricevuto RIT, convertirlo in banda base come fatto prima, ottenere l'equivalente passo a passo. Questo equivalente passo a passo va proiettato sullo spazio di segnale. Come si fa a proiettare sullo spazio di segnale? Si moltiplica, si fa il prodotto scalare con tutte le forme d'onda di base, che si chiamano psicon 1, psicon 2 e psicon m. Come già detto, un prodotto scalare si fa con il filtraggio adattato, allora devo prendere la forma d'onda psicon 1, ribaltarla e coniugarla, perché questa è una forma d'onda per l'equivalente passo a basso, e la notazione che abbiamo utilizzato è che le forme d'onda di base per gli equivalenti passo a basso abbiamo messo un tilde sopra per distinguere dalle forme d'onda di base per i segnali reali di partenza, che sono in banda passante. Quindi una base per lo spazio di segnale è psicon 1, psicon 2 e psicon t. Una base che sono per lo spazio di segnale è lo span delle possibili forme d'onda trasmesse, che sono forme d'onda reale e passo a banda. Invece una base per lo spazio di segnale, come inteso come span delle possibili forme d'onda equivalenti passo a basso trasmesse, le abbiamo indicate con psicon 1, psicon 2 tilde. Qui sto lavorando con gli equivalenti passo a basso, allora prendo una base per lo spazio di segnale span delle forme d'onda passo a basso, S con 1 passo a basso, S con 2 passo a basso, S con M passo a basso. Sono forme d'onda complesse, quindi il filtro adattato si fa coniugando e ribaltando. Anche qui Q non è Q dimensionato dallo spazio di segnale forme d'onda reale, ma è Q tilde, che è minore o uguale. Il filtraggio adattato si fa attraverso una proiezione sullo spazio di segnale. Scusate, la proiezione sullo spazio di segnale si fa attraverso un filtraggio adattato. Chiaramente è un campione a t uguale a 0, altrimenti avrei campionato il segnale ricevuto al zeresimo istante di segnalazione, cioè quello che va da 0 a t, ma campiono questo filtro adattato a k a t. In questa maniera ottengo la prima componente del kesimo intervallo di segnalazione, del segnale ricevuto nel kesimo intervallo di segnalazione, e qui ottengo l'ultima componente, R1, del kesimo intervallo di segnalazione. Le metto in un bel vettore e ottengo il vettore rappresentativo del segnale ricevuto nel kesimo intervallo di segnalazione. Ora devo andare a massima correlazione, quindi faccio i prodotti scalari con le m possibili forme d'onda trasmesse, vettori rappresentativi di. Quindi prodotto scalare con S con 1, vettore. Prodotto scalare con S con M vettore. E a questo punto logaritmo delle con 0, sottraggo l'energia e prendo il massimo.
l'uscita sarà una stima del simbolo trasmesso nel campesimo intervallo di segnalazione. Ok? Ci tengo a sottolineare che qui oggi non abbiamo detto praticamente nulla, il grosso l'abbiamo fatto ieri. Ieri abbiamo ricavato la regocisione. Oggi qui abbiamo detto regocisione congiunta non si può fare, ne faccio uno simbolo a simbolo, cioè quella vista ieri. Che si implementa come? Segue esattamente quello che sta scritto alla regocisione. Argmax logaritmo delle conserve. Archimax, logaritmo delle conserve. Nulla di più di questo. Come visto per le modulazioni analogiche, il motivo di utilizzare delle modulazioni coerenti che sono più semplici, perché lo schema ricevitore è lo stesso, perché lo faccio il prodotto scalare e lo massimizzo, oppure faccio il prodotto scalare, lo prendo in modulo e poi lo massimizzo con eventuali funzioni logaritmo di conserva, quello che sia, non cambia nulla, la complessità è la stessa. La grossa complessità invece sta nello stimarsi la fase del segnale ricevuto, che qui non viene fatto, mentre invece nelle demutazioni coerenti bisogna stimarsi il segnale, la fase del segnale ricevuto, che è complicato. Quindi il ricevitore incoerente è più semplice di quello coerente. Lo svantaggio, vedremo, è che avrà prestazioni in termini di probabilità di errore, questa volta non di rapporto segnale-rumore, inferiore. Parliamo allora di probabilità di errore. Perché come abbiamo visto per le modulazioni coerenti, dove era introdotto il ricevitore, la regola ML o la MAP, abbiamo visto la probabilità di errore che può garantire quella regola ML o MAP, e poi abbiamo visto la probabilità di errore per le modulazioni coerenti. In realtà abbiamo semplicemente visto che in caso di modulazione binaria è possibile esprimere la probabilità di errore in maniera sintetica e in forma chiusa sempre. Per modulazioni in mari invece bisogna vedere un po' come questi M segnali sono posizionati nello spazio di segnali. E se non sappiamo nulla, l'unica cosa che possiamo dare è un upper bound. Quindi immaginiamo che si tratti della stessa situazione, cioè che io sia in grado di ricavare la probabilità di errore in forma chiusa per un caso molto semplice, magari modulazioni binarie. Per casi più difficili, modulazioni in mare, allora non è possibile ricavare un'espressione della modulazione della probabilità di errore in forma chiusa se non vi dico come stanno posizionati questi M segnali nello spazio. Ed è in effetti quello che succede, perché in realtà è ancora peggio, perché qui, essendo la regola un po' più complessa nell'aspetto dal punto di vista matematico, cioè un logaritmo di un even zero, funzioni più complicate, è difficile valutare la probabilità di errore e non c'è altro modo di farlo che per via numerica. Un caso molto semplice in cui invece la probabilità di errore può essere ricavata in forma chiusa è quello di modulazioni ortogonali ed equienergetiche. Quindi la probabilità di errore che vi riporto adesso è quella per modulazioni ortogonali ed equienergetiche. Quindi per segnali ortogonali e equienergetici. Negli altri casi è complessa e non esistono forme chiuse.
quello che si fa è procedere in via numerica, oppure in base al tipo di modulazione assegnato si vede quello che si riesce a fare. Perché questo dovrebbe essere un caso molto semplice o abbastanza particolare? L'abbiamo già detto, perché se i segnali sono ortogonali ed equienergetici, in particolare se sono equienergetici, non c'è più ragione di sottrarci questo quantitativo qui, dell'energia del segnale, perché sono tutte uguali, quindi massimizzare la statistica qui è come massimizzare la statistica qui, perché ho sottratto tutte le statistiche di decisione, le m statistiche, la stessa costante. E a questo punto, siccome sto logaritmo del modulo qui, queste sono stanghette verticali, perché c'era scritto logaritmo del modulo e prodotto scalare. E come detto, a questo punto, se non c'è motivo di sottrarci l'energia del segnale, dovete massimizzare soltanto il logaritmo di con 0 del modulo. Logaritmo di con 0 è una funzione crescente, per massimizzare basta massimizzare l'argomento. E allora non c'è bisogno di applicare questa funzione qui, basta massimizzare il modulo e prodotto scalare. E se i segnali sono equienergetici, allora qua la situazione è più semplice, perché all'uscita di ogni branch, di ogni ramo di queste m prodotti scalari, ci sarà presente, se il segnale trasmesso era iesimo, allora sul ramo iesimo ci sarà segnale più rumore, su tutti gli altri rami ci sarà solo rumore, e quando faccio il prodotto scalare tra il segnale ricevuto R, che contiene S con I più rumore, quando lo faccio il prodotto scalare con S con 1, S con 2, S con I meno 1, S con I più 1, continua di sospensione S con M, il prodotto scalare con questo fa 0 e rimane soltanto rumore. Quindi la ragione per cui è molto facile calcolare la probabilità di errore in quel caso lì è che, uno, i segnali sono equienergetici e quindi la statistica di decisione è solo modulo e prodotto scalare. Due, quando sono ortogonali, all'uscita di questi prodotti scalari, qui in modulo, ci sarà dove è presente il segnale vero. Qui se ho trasmesso l'iesimo segnale, allora sul l'iesimo ramo ci sarà segnale più rumore. Su tutti gli altri rami ci sarà soltanto rumore. E quindi è facile tirar fuori l'espressione della probabilità di errore. In particolare, la probabilità di errore prende la forma che segue. La diamo direttamente senza dimostrarla. Sommatoria su m che va da 1 ad m-1, m-1 su m, coefficiente binomiale, meno 1 alla m più 1 diviso m più 1 elevato a meno m su m più 1, energia media della costellazione, diviso 2 sigma quadro, dove questa E senza pedice che ho scritto lì indica l'energia media della costellazione, cioè la media di tutte le energie. Ho messo 1 su m davanti, quindi sto assumendo che tutti i segnali siano equiprobabili. Ok, altrimenti avrei dovuto mettere t con i e con i. Però c'è un fatto, che questa forma, questa probabilità di errore, che ha un aspetto così complesso, perché è una sommatoria, nel caso di modulazione in maria, diventa, come succedeva per la modulazione coerente, molto semplice nel caso di modulazione binaria, perché nel caso di modulazione binaria io mando un solo bit, cioè due possibili simboli, quindi m fa 2, e quindi la sommatoria qui per m piccolo va da 1 a 1 stesso, qui c'è un solo termine. Quindi questa qui è uguale per m uguale 2, modulazioni binarie, diventa solo il primo termine, quindi diventa coefficiente binomiale fa 1, il termine della frazione diventa 1/2 e qui diventa elevato a meno 1/2 e su 2 sigma quadro, quindi elevato a meno
e su 4 sigma quadro. Questa è l'energia media dei simboli, ma è una modulazione binaria, quindi i simboli sono bit, quindi fatela chiamare energia media sul bit. Perché è una modulazione binaria, quindi i simboli sono bit. E se questa, se invece la modulazione non è binaria, questa è la formula generale, che potrebbe apparire un po' complessa e quindi poco utile quando uno vuole avere un'indicazione RAF, quindi approssimativa, della probabilità d'errore, quindi si accontenterebbe non di un'espressione precisa ma anche una un po' più rozza. Allora si può utilizzare un upper bound. E in ogni caso, quindi vale anche per m uguale 2, ma in realtà per m uguale 2 diventa quella lì, questa sommatoria la possiamo maggiorare col primo termine, perché questa è una sommatoria di termini a segno alterno e ogni termine è decrescente, perché quando m cresce questo decresce. Io allora questa la posso maggiorare col primo termine, il più grande di tutti, e il primo termine è, l'ho scritto lì. Quindi ognuno di questo lo maggioro col primo termine, che si chiama quel numero lì, la sommatoria di m-1 termini costanti, m-1 volte quella costante. Ok? Sto dicendo, questi termini li maggioro ognuno col più grande, che è il primo. E la sommatoria di m-1 volte termini costanti e m-1 volte quella costante. Qui, come vedete, non scrivo uguale e con b su 4 sigma quadro, perché questo è il caso del Mario, e quindi l'energia per simbolo non è uguale all'energia per bit, perché simboli e bit sono cose differenti. In particolare ogni simbolo porta k bit. Facciamo soltanto un'altra osservazione, o meglio, affrontiamo un altro argomento, che è la probabilità di errore sul bit, perché in genere ricordatevi che il modulatore prende una stringa di k bit, li trasforma in un simbolo e manda un simbolo per volta, ma quel simbolo proviene da una stringa di k bit, quindi in genere uno non è interessato alla probabilità di errore sul simbolo, ma alla probabilità di errore sul bit, perché i bit sono quelli di essere informazionali, non i simboli. Quindi che io faccia una modulazione binaria o m-aria, o meglio, che io faccia una modulazione coerente o incoerente, e in un caso ho una certa probabilità di errore sul simbolo per la demodulazione coerente, nell'altro caso ho un'altra probabilità di errore sul simbolo per demodulazione incoerente, in entrambi i casi, sia una modulazione coerente sia una modulazione incoerente, io sono interessato di più alla probabilità di errore sul bit che non alla probabilità di errore sul simbolo. Quindi, cosa si può dire sulla probabilità di errore sul bit? Modulazioni binarie, la probabilità di errore sul bit corrisponde alla probabilità di errore sul simbolo, e quindi le formule già trovate valgono. Per le modulazioni immarie invece si può dire poco, se uno non sa il formato di modulazione con cui ha a che fare. Possiamo soltanto trovare delle maggiorazioni e minorazioni. La prima che vi do è questa qui.
la probabilità di errore sul bit, e la indico con il simbolo PDE pedice B, cioè ci metto al pedice la lettera B per ricordarmi che è relativa al bit e non al simbolo, è compresa fra la probabilità di errore sul simbolo e la probabilità di errore sul simbolo diviso log 2 di m. Ed è piuttosto facile capire perché valga questa relazione. Proviamo a dimostrare la prima, l'upper bound. Questa è vera semplicemente perché l'evento errore sul bit è un sottoinsieme dell'evento errore sul simbolo. Quindi qui E con B indica l'evento errore sul bit, e con S indica l'evento errore sul simbolo. Vi dico che l'errore sul bit è un sottoinsieme dell'errore sul simbolo. Essendo un sottoinsieme di I, ed essendo la probabilità una misura di probabilità, la misura di questo evento qui, cioè la sua probabilità, è più piccola della misura di questo evento qui, cioè la sua probabilità. È una misura. Quindi se uno sta qui e l'altro è contenuto, l'altro lo contiene, è chiaro che la misura di questo è più piccola della misura di questo. Perché stanno in questa maniera l'uno con l'altro? Beh, è semplice perché intanto vi faccio notare che se sono posizionati l'uno rispetto all'altro in questa maniera, vuol dire che se io commetto un errore sul simbolo non è detto che abbia sbagliato il bit. Viceversa, ogni volta che io commetto un errore sul bit ho per forza sbagliato anche il simbolo. E infatti è proprio così, perché se io ho un simbolo chiamato S con I che corrisponde alla stringa 00101 e sbaglio un solo bit, magari il secondo, E con B, che diventa 01101, questa è un'altra stringa che corrisponde a un altro simbolo, magari S con J. Quindi avendo sbagliato un bit, io sbaglio per forza il simbolo. Quindi ogni errore sul bit corrisponde a un errore sul simbolo. Viceversa, se io sbaglio simbolo e confondo S con I con S con J, vuol dire che sto scambiando questa stringa con quest'altra stringa. Non è detto che abbia compiuto un errore sul bit. Infatti, se io guardo qui, non ho compiuto nessun errore sul bit. Se guardo quest'altro bit, non ho compiuto nessun errore sul bit. L'ho compiuto soltanto in questo caso. Quindi vuol dire che se io commetto un errore sul simbolo, non è detto che abbia commesso un errore sul bit. E allora, è evidente che stanno posizionati in questa maniera i due eventi. E se sono posizionati in questa maniera, cioè l'errore sul bit è contenuto dell'errore sul simbolo, la probabilità di errore sul bit è minore o uguale della probabilità di errore sul simbolo. Ok? Del bittiesimo, quindi. Cioè nel senso di uno, di un preciso bit, non in generale. Se io sbaglio un bit, magari ho sbagliato questo, e sto guardando questi 1, 2, 3, 4, 5 bit, qual è la probabilità di errore sul bit in questo caso? E qua ho sbagliato una volta, qui non ho sbagliato mai, è un quinto, perché la probabilità di sbagliare quello che stai guardando tu è un quinto, nel caso in cui tu abbia commesso un solo errore. Anzi, questo mi fa capire anche che la minorazione lì giù può essere dimostrata in questa maniera. Cioè, qual è il caso più basso, più favorevole, in cui avete la minima probabilità di errore? Il caso più favorevole è quando avete commesso un solo errore sul bit. Perché la probabilità che avete sbagliato proprio quello che state guardando voi è un quinto in questo esempio. Se sbagliate due invece è più alta, è due quinti. Di che? Della probabilità di sbagliare un simbolo. Quindi la probabilità di sbagliare, la probabilità di errore sul bit è minorata dalla probabilità di errore sul simbolo diviso il numero di bit, che è k, cioè log 2 di m. Ed è uguale quando voi commettete un solo errore. Perché in caso di aver commesso un solo errore sul bit, allora la probabilità che sia errata proprio quello che state guardando
è 1 su k probabilità di errore sul simbolo, cioè probabilità di sbagliare il simbolo diviso k, che è la probabilità di aver sbagliato proprio quello che state guardando voi. Vi dico che però questa è un circa uguale se avete fatto una codifica di Gray e la probabilità di errore sul simbolo è molto minore di 1. Quindi quella in realtà non è una maggiorazione, ma diventa una buona, ottima approssimazione della probabilità di errore sul bit quando avete utilizzato una codifica di Gray, qualora fosse possibile farlo, perché non è detto che sia sempre possibile farlo, farla, una codifica di Gray, intendo. E la probabilità di errore sul simbolo è molto minore di 1. E il motivo è molto semplice, lo stesso che abbiamo utilizzato, la giustificazione è la stessa che abbiamo utilizzato nella nearest neighbor approximation. In particolare, se la probabilità di errore sul simbolo è molto piccola, allora quando state sbagliando, forse è perché scambiate un simbolo con uno vicino. Cioè, quando la probabilità di errore sul simbolo è molto piccola, l'errore si commette perché state scambiando un simbolo con un suo vicino. In quel caso avete avuto una piccola, una... è più probabile che voi scambiate un simbolo con un suo vicino che un simbolo con un suo non vicino, perché è molto lontano. Se la probabilità di errore è molto piccola, voi state scambiando, quando commette un errore, la stragrande maggioranza delle volte è perché state scambiando un simbolo con un suo vicino. Ma siccome un simbolo con un suo vicino, questo è vero se succede questo, la probabilità di errore sul simbolo è molto minore di 1. Ma siccome avete fatto una codifica di Gray, un simbolo con un suo vicino differisce solo per un bit, e allora ogni volta che sbagliate un simbolo state sbagliando un solo bit, e allora vi trovate in questa situazione, e cioè la probabilità che state sbagliando proprio quello che state guardando è un cappesimo della probabilità dell'errore sul simbolo, cioè vale l'uguaglianza. Ok? È possibile dare un altro upper bound, ma sono le 10 e quindi lo diamo dopo la pausa.